Ecco, vi è piaciuto Gattuso? Ammesso, ma insomma, con grande Molto, sincerità, ha detto, mi fosse molto il capitato, ragazzo, lo stile di questo a me mi sarei ragazzo che arrabbiato, ma parla non con una grande parliamo. semplicità, però con una grande Sì, onestà è intellettuale, fa vero. la differenza. Lui dice che spera che non si ripetano queste cose e che non E debbano che non capitare anche a lui succederà a perché si lui sta perché. male, Sì. certo. Rode, rode, però dice anche che poi il risultato, Tiziano, quello che hai detto tu, non è figlio di questo errore. Si è visto un Milan che ha giocato più che Certamente, alla pari. certo. Crudeli. No, anche perché voglio dire, chiaro che numericamente il risultato poteva cambiare, perché se 1-1, non gol. dai l'1-0 magari cambiano molte cose o magari segni lo stesso, come fai a saperlo, ipotizzarlo? Se togli quel gol è chiaro, rimane l'1-1 e la partita poteva cambiare in un senso piuttosto che in un altro, però io ribadisco ancora una volta, siccome nessuno si è accorto nell'arbitro, nei giocatori, Ma anche noi guardando il video, Tiziano, la partita in quindi tempo reale, insomma. No, Di no, 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 era conseguenza è con di senno di poi difficile che possiamo fare individuazione. recriminazioni o Sì, cose di però questo non è genere. una buona ragione, Tiziano, scusa. No, ma non È ho detto come che è una buona l'omicidio che ragione, non lo che vede cosa. nessuno. Io non cambia una virgola dell'ottima prestazione del Milan, Ah, perché non mi certo, interessa Milan il ha fatto. risultato finale. A me quello, cioè, è importante, sia ben chiaro, Però la a me quello prestazione. che è importante, che mi dà molta soddisfazione, è il rendimento che ha avuto il Milan nell'arco della partita. Nel primo tempo È stato eccellente, agevolato nel però, secondo tempo buono, è perché un si è difeso rendimento bene. Ecco qual è agevolato, il motivo sei di d'accordo con soddisfazione. È la me? terza vittoria consecutiva. Si sta vedendo la Sì, ma è mano un di Rino rendimento Gattuso, la squadra agevolato, sta rispondendo alla grande. Sono soddisfatto. E allora parliamoci sarebbe sull'altro, stato così non si meglio, capisce niente, come al Cristiano, solito. E sarebbe stato i tempi, meglio non lo so, un gol limpido. facciamo la sua televisione, ormai fa quello Vabbè, che ma c'è vuole. giocato, ma cosa dici? Ma Sarebbe Milan-Lazio si è stato giocato. A meglio Milan-Lazio deve un gol parlare uno alla volta, limpido. non uno sull'altro, perché non si capisce niente altrimenti. Ah no, ma certo, ma lui ti stava chiedendo No, un lui stava chiedendo, lui stava parlando sopra quello che dico io. meglio non No, farlo più. io non mi dai, non mi dai il turno, scusa, Non ti dammi do il il turno, ma se mi turno. lasci esprimere il concetto finale, poi Non ti mi do tutto dai il il turno turno. che vuoi. Però Giovanni. No, ma Melli diceva, è un rendimento agevolato No, quello che tu. io non voglio che passi il concetto secondo il quale, poiché non l'ha visto nessuno, Non è va grave. bene così. No, non va bene No, non così. va bene. Ripeto, è come un omicidio che non lo vede Ma nessuno parli là, va, come un omicidio. Un gol non dato è come un omicidio. Ma fai altri no, esempi. Ma stai coi piedi ma per è terra, chiaro, Ciccio Bello, che non allora, sei altro. Ma è come un un omicidio. E questo è un furtarello, paragone da non è fare. Ma secondo te è un paragone da fare? allora Ma può uno fare un cambio. paragone di questo dire? Ma adesso te lo spiego. Ma che cosa ti Cambio, un spiega? Ma è una furtarello. similitudine che non ci sta, è come un omicidio. Allora, te ne ma faccio che un se uno non Però vede, dice uno che fa come? Ne omicidio e non faccio un viene visto, allora non altro. ha mai commesso il Un reato. Ma cos'è? È un paragone da fare? furtarello, adesso Ma ti dai, dice ma il non esiste. furtarello. Un furtarello di polli, Ecco, un uova, furto di polli. arance e Sai qual è il mele, risultato? Che non hai lo preso vede due pere e nessuno, vai a è casa. sempre un Melli, tu vai a furtarello. casa. Vai a casa, hai preso due pere e vai a casa. Due pere e vai a casa stasera. È sempre, ma Vai a moralmente tu casa! sei in Vai a casa difetto. stasera! Moralmente la Sei Lazio non ha corto. perso. Belli, vai a Moralmente casa! non ha perso. Io alzo il Ma gomito non sei stasera! sportivo! Alzo il Ma non gomito! sei sportivo! Non sei Hai sportivo, è visto? Hai strano! visto? Non Perché sei che tu sei io sportivo, tu sei tutto ti ho meno che sempre sportivo, conosciuto come sei tutto una meno che persona sportivo e leale. poi vai avanti a No, parlare che tu ti parlo sopra così hai non si capisce un fatto beato niente, un andiamo avanti furto. così. Ma Sì, un no, furto non visto, ma è che cosa sempre un fa furto. una similitudine, è un Va omicidio, bene, ma è per un Dio, omicidio, qualcosa ma non si può visto. fare, ma bisogna Ma poi essere ha detto Einstein furtarello fare di polli, va bene, poi si è ripreso. Ma anche tu, ma scusa, Calcistico. come permetti che la tua Ma tanto trasmissione l'avevi ti facciano queste degenerasse similitudini? sull'omicidio. Vabbè, ma poi l'hai corretto tu, lui ha detto furtarello di polli, quindi da omicidio siamo passati al furtarello Furtarello di di polli, ma polli mica ha non detto che ha visto. ammazzato Non me qualcuno ne lì. frega niente. Io ho meritato quello che ho ottenuto, anche se quel Ma non gol lo hai andava annullato, meritato. punto. Ma L'ho non lo hai meritato, meritato. l'ho Non lo hai meritato, meritato. Però è come se uno arrivasse in quel pollaio meritandosi di No, mangiare no, un ma altro no, ma che pollo. discorso è? No, Cioè, però scusa, pollo posso intervenire? Cioè, Io. ││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 
ho sentito Tiziano nel momento in cui c'era la polemica del rigore non dato al Cagliari, ok, contro la Juventus, e ho sentito Tiziano che poteva aggrapparsi tranquillamente al camion di tutti quelli che dicevano che la Juventus è sempre... Tiziano è stato uno dei pochissimi, naturalmente se parli con gli juventini sono di parte, e quindi ma è stato uno dei pochissimi che stanno, diciamo così, dall'altra sponda, a dire, l'ho sentito io con le mie orecchie, non me l'hanno riferito, a dire, la Juventus, sì, oggi c'era rigore per il Cagliari, ma la Juventus non sta lì e non ha vinto gli ultimi 6 scudetti, perché grazie a tutte, perché... Se no, questo è l'altro discorso. Ho capito, io l'ho preso, io lo prendo, scusami però Franco, io lo prendo come discorso in generale degli ultimi 6-7 anni, ok? Ma in una partita dove si racchiudono 97 minuti, 95, 94, quanti sono stati, secondo me in questa partita, indipendentemente da quel, diciamo così, episodio, secondo me il Milan è stato, secondo me, poi... Borrelli interviene, dice no, secondo lui, ma siccome il calcio è opinione di tutti e va bene così, ok? Secondo me il Milan l'ho visto più voglioso di arrivare a vincere, ma pure io l'ho arrivava quasi sempre prima sul pallone, aveva meno qualità e quindi adotto questo giudizio, per me ha meritato di vincere. Gli ultimi 20 minuti la Lazio ci ha avuto tre occasioni. La Lazio è materialmente superiore in questo momento. Visto che diciamo, cioè, stiamo dicendo ognuno la propria, no? Io sono d'accordo. Sulla prestazione, scusa Franco, perché non... Furtarello, De Bolli e uova. Stai zitto, fai parlare Borrelli! Fai parlare Borrelli! No, io quello che volevo aggiungere, che secondo me sono due... Bisogna attaccare il collegamento, non è possibile. Sono due binari paralleli, c'è anche una difficoltà, no? Spiego anche, perché il collegamento non ha la nostra immediatezza, no? Tanto la Lazio arriva terzo. No, io volevo aggiungere una cosa, perché mi sono ritrovato a fare questi discorsi tante volte, ma negli anni scorsi. E dico quello che ho sempre detto, cioè sono due binari paralleli, non è che se uno gioca bene o gioca male si merita un favore arbitrale, no, sono due discorsi, due binari paralleli. Allora, sulla prestazione Tiziano può dire ha meritato il Milan, io posso dire ha meritato il Milan, Franco può dire meritavano il pareggio. Ma siamo d'accordo che c'è stato un gol da annullare. Aspetta, cosa dobbiamo fare? Però non ho finito il discorso, volevo dire, sulla prestazione sono legittime le diverse opinioni, ognuno porta le motivazioni alla diversa opinione. Sul calcio invece, che è uno sport in cui vince chi ha segnato, non si può non dire che un gol evidentemente da annullare abbia falsato il risultato. Che poi il Milan abbiamo detto che abbiamo fatto 2-1, abbiamo fatto un discorso diverso, abbiamo fatto un discorso diverso, è falsata, ma non è neanche vero, perché se non segna lì magari cambia tutta, quindi è falsata. Non è detto che poi la Lazio segna, certo, non è detto, ma cambia la partita, quindi è falsata, quindi è falsata, ma ho capito, ma non è non ti inventare niente, è sempre stato così. Infatti il VAR sta diminuendo gli errori, per questo io sono a favore del VAR. Non ha diminuito. Sono diminuiti. Infatti ho visto a Napoli oggi e ho visto oggi. Bella roba, ma ho visto oggi. Ma Massimo, gli errori non possono essere annullati. È un signore di sport come Donadoni, che quasi mai lo sento dire qualcosa contro gli arbitri, quasi mai l'ho sentito dire qualcosa contro il VAR, oggi si è aperto e ha detto quello che pensava, ma di fronte a delle cose... Ma l'errore umano, non della macchina. Ma certo! La macchina ti fa vedere i fatti. Era la ministra che non ci sono stati gli errori. E infatti qua io li giustifico di più, perché l'umano manco stracoccia, che era due metri. Massimo, la domanda è da questa sul VAR. Si è accorto che l'ha preso di Massimo, di la domanda è questa sul VAR. Dall'inizio dell'anno preferivi 1000 errori o 500? Preferivo 1000 errori. Ma perché? Ma perché? Va bene, perché preferisco festeggiare il gol. Meno ne so, meglio è a casa. No, il gol che dopo 5 minuti mi viene annullato e poi mi viene ridato e poi viene annullato. Ma è possibile che noi stiamo discutendo su una cosa che in tempo reale, conclamata, a un metro di distanza, il portiere non l'ha vista, non l'ha vista e deve vederlo uno in televisione. Noi tutti guardavamo la partita con le voci, non l'avevamo vista. Ma infatti questo già è il motivo per cui non è stato annullato. Questi che sono al VAR, io vado ultimamente, rapidissimo, vado ultimamente
negli ultimi due anni vado spessissimo a vedere il basket, ok? Negli ultimi cinque andavo a vedere la NBA, ok? Ma chissà come mai, anche al basket a Milano, dove ci sono tutti che guarda, ci sono 200 proteste, ci sono 200 insulti all'arbitro, ok? Eppure hanno il, tra virgolette, il loro VAR, perché hanno... Eppure ci sono insulti, e allora vedi, e quella è la dimostrazione che forse solo nel tennis la macchina aiuta, perché vuol dire, ti sto parlando, no, che vuol dire, sto dicendo... ti scrivo, te lo faccio, no, dico, disegno, vuol dire, nel ti senso faccio che disegno, se la no, ti faccio disegno, ma Massimo, ma tu sei... Scusa Tiziano, non lo puoi spiegare. Ma Massimo, ma tu sei arrivato a dire che 1000 errori è meglio di 500. Sì, perché mi sono stufato di questa storia. Ma no, ma perché sei un nostalgico del tuo calcio. Nel mio calcio, guarda che il mio calcio era 20 anni fa, non era l'altro ieri. Perché? Il VAR è arrivato quest'anno. Ma io sento dire, Massimo, tanti tuoi ex colleghi che dicono la stessa cosa che io. Non mica giocavo l'anno scorso, io giocavo 20 anni fa. Ho capito, ma il calcio adesso ha bisogno del mezzo. Avete nominato la Donadoni. Infatti qua ci sono ancora più polemiche. Massimo, hai nominato Donadoni. Ma avete sentito Simone Zaniolo? Sentiamolo! Ce l'abbiamo i nostri microfoni, perché da noi passano tutti, assolutamente tutti. Tra poco, restate con noi, mi raccomando.